Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia. Benvenuti a tutti e oggi parliamo di crisi energetica. C'è parecchio da dire perché, come sapete, la guerra tra Russia e Ucraina crea dei problemi un po' in generale anche a noi, anche all'Europa. E ne parliamo con Gian Piero Godio di Legambiente. Benvenuto. Salve. Con Enrico Morricone, garante diritti animali della Regione Piemonte. Benvenuto Enrico. Grazie. Allora, io passerei subito un filmato, così ci caliamo proprio nell'argomento. Andiamo col filmato che si chiama Gas naturale. Bruxelles, sede del Parlamento europeo. Forse non sembrerà molto di moda ultimamente, ma è da qui che passa il futuro del nostro clima. L'obiettivo dichiarato dell'Europa è chiaro: abbassare le emissioni di gas a effetto serra, diminuendo il consumo di carbone e investendo sulle fonti rinnovabili. Già, ma non basta. Occorrerà del tempo per far sì che le rinnovabili sostituiscano quelle a combustibili fossili. Nel frattempo serve un'energia più pulita. Ce l'abbiamo. Il gas. Ma cos'è il gas? Il gas naturale è prodotto dalla decomposizione di materiale organico che si trova nel sottosuolo, da dove esce spontaneamente o mediante perforazioni. E ora un po' di teoria. Ci sono diversi tipi di gas. Il butano, il propano, l'etano e quello più diffuso, il metano, che è anche il più semplice. È questa la fonte energetica che ci potrà traghettare verso un futuro più green. E ci sono tante buone ragioni, a cominciare dal fatto che è diffusa in tutto il mondo. E poi perché riduce drasticamente le emissioni di CO2, del 25% se usato per i trasporti, e fino alla metà se utilizzato per produrre energia elettrica. Eppure, tra tutti i combustibili fossili, il carbone è quello che produce la maggior parte di elettricità. Quando brucia il carbone è responsabile di gran parte dell'inquinamento dell'aria. Un motivo in più per preferire il gas. Sostituire le centrali a carbone con impianti a gas non solo dimezza le emissioni di anidride carbonica, ma migliora significativamente la qualità dell'aria. Il carbone ha un unico merito: costa di meno. Ma qual è il prezzo da pagare per la nostra salute? Una soluzione c'è: investire nel rapporto tra energie rinnovabili e gas naturale. E allora che aspettiamo? Andiamo in Egitto, a Kurajmat. Qui si trova un impianto straordinario che per generare elettricità combina il gas naturale all'energia solare. È questa la strada per un futuro più green: puntare sul gas come fonte fossile più conveniente e unirlo a sole, vento e mare per dare continuità al fabbisogno energetico. In questo modo creeremo le condizioni per un graduale passaggio alle rinnovabili con dei benefici immediati. Allora, cosa ne pensi, Gian Piero, di questo filmato che propone il gas naturale e non si pone l'idea di altre soluzioni alternative? Ma a parte che lo sto vedendo per la prima volta e sono un po' sorpreso, diciamo che è un filmato autopromozionale. Certo. Per la verità non dice neppure che si debba puntare sul gas e non sulle rinnovabili, propone alla fine una specie di miscela. Però io dico, se bisogna fare un salto di qualità con una certa urgenza, perché mi dicono gli esperti, ci dicono gli esperti che il problema climatico lo dobbiamo risolvere nei prossimi 10 anni. E allora è meglio non farla tanto lunga dicendo usiamo il gas che è una fonte fossile, però lo mettiamo assieme alle fonti solari, praticamente al fotovoltaico, al solare di qualsiasi sì. genere, insomma, e perché così facendo non faremo in tempo. Insomma, l'urgenza del problema climatico ci impone di passare subito alla fase definitiva, quindi perché non passare direttamente alle rinnovabili? Poi questi impianti che vi vengono proposti non esistono mica, quindi ci vorrebbero anni ad aspettare che ci sono questi impianti misti tra il gas e le fonti rinnovabili. Passiamo alle fonti rinnovabili, abbiamo i tetti delle nostre case, basta metterci sopra i pannelli fotovoltaici. Certo. Abbiamo determinati mari dove si possono mettere impianti eolici, lontani dalla costa e lontano dalle rotte migratorie, e cerchiamo di utilizzare quelli.
coibentiamo le nostre case, cioè ci sono tante cose che possono essere fatte, richiedono dei denari, però visto che come dire, anche le cose che lì venivano proposte richiedono dei denari, cerchiamo di passare alla fase finale, insomma. Poi il gas ha il problema che quando si disperde nell'atmosfera è lui stesso un gas climalterante che è 30 volte o anche 80 volte più climalterante dell'anidride carbonica. Dico certo. 30-80 perché dipende dal periodo in cui si considera, però se lo si considera nei prossimi 20 anni è 80 volte più inquinante. Allora, insomma, il gas non sembra proprio la fonte appropriata, pur essendo leggermente meglio del carbone, ma non è quello che ci può soddisfare in queste emergenze. Ecco, proprio il carbone. Draghi ha prospettato che si tornerà al carbone e questo anche è un problema, di nuovo, perché di nuovo diventa un problema economico perché le bollette saliranno ed è un problema anche di inquinamento. Però con questa guerra tra Russia e Ucraina si rischia di tornare al carbone. Ma però anche lì mi sembra che le cause dell'aumento del prezzo del metano, del gas naturale, non siano, perlomeno non siano tutte della guerra o della Russia o dell'Ucraina. Quindi il fatto che la nostra nazione, per scelte forse non sufficientemente ponderate o scelte interessate, ha scelto di avere contratti per il gas di tipo mercato libero, diciamo, quindi non un contratto organico pluriennale, ma di affidarsi al prezzo contrattato momento per momento. È chiaro che se uno si affida al mercato libero, quando c'è una notizia di guerra, vera o falsa, quando c'è una tensione internazionale, il prezzo del gas, indipendentemente dalla sua reale disponibilità, abbondante o meno, schizza in alto perché ci sono gli speculatori che ci speculano. Quindi, prima cosa, il nostro paese ha fatto malissimo ad avere contratti di quel tipo e a non conservare la maggioranza dei contratti, almeno per forniture stabili, diciamo, con un prezzo che sì, segue determinate regole, ma non così improvvise. Certo. E poi, come dire, non mi pare che in questo momento ci sia una scarsità reale di gas, c'è speculazione. Passare al carbone, poi non ho parole perché, per carità, certo, potrebbe avere un senso per un momento di emergenza immediata, perché una centrale a carbone forse si può riattivare in tempi brevi, ma è la peggiore delle soluzioni in tempi medi, cioè come soluzione non è una soluzione. È chiaro che se fossimo davvero che ci manca l'energia elettrica per i prossimi 15 giorni, certo, una centrale già esistente può essere riattivata più facilmente che non le altre cose che richiedono interventi più organici. Ecco, ma secondo te perché non si va decisamente verso il fotovoltaico, verso l'energia solare? È una questione di economica, forse? È come per il nucleare, perché non lo si abbandona? Perché c'è chi ha interesse a venderlo, perché c'è chi ha interesse a fare le bombe atomiche. E qui lo stesso, c'è chi è legato ad una certa tecnologia, ad una certa branca dell'industria che vuole far passare la propria tecnologia. L'interesse generale non viene considerato quasi da nessuno. Ci sono, diciamo, i sostenitori, gli sponsor di una certa cosa, hanno quella da vendere e vogliono vendere quella. Evidentemente i nostri governanti non sono del tutto insensibili a queste pressioni. Evidentemente. Le nostre aziende, anche l'ENI, che commercia in gas, immagino che stia facendo profitti bestiali, perché oggi il prezzo del gas ingiustificatamente è schizzato verso l'alto, certo, che vuol dire che guadagnano gli intermediari. Per cui se io fossi lo Stato comincerei a far pagare gran parte di questo aumento alla stessa ENI, che di questo aumento è la maggiore beneficiaria. Esatto. Ecco, Enrico, non è esattamente il tuo campo, ma tu sei anche ambientalista, sei stato coi Verdi tanto tempo, no? Quindi se no, è anche il tuo campo questo. Cosa ne pensi di questa situazione ambientale? Con Gozi ho fatto parte per anni di Legambiente. Ecco. No, io quello che notavo è come il pensiero che facevo già prima di questa crisi, abbiamo investito energie, soldi pubblici per rinfrescare le facciate delle case, probabilmente era meglio investire soldi nel fotovoltaico. L'altro argomento che mi è venuto in mente è che io non ho visto nel filmato che abbiamo trasmesso,
ho visto alla fondo un accenno di questo tipo, cioè che è un argomento che anche Godio conosce. Le energie rinnovabili che vanno incrementate non hanno al momento la possibilità di essere immagazzinate. Sono anni che parliamo della possibilità di usare l'idrogeno per questo lavoro, però non ci sono colpevolmente, perché naturalmente in questa società lo sappiamo, chi fa sviluppa il proprio business di lavoro tende a difenderlo e a guadagnare sempre di più senza fare delle innovazioni, no? Certo. Però io credo che l'ENI col filmato si proponga, sì, diciamo, chiaro, per dire facciamo il fotovoltaico e l'eolico, e quando, che so, nelle ore notturne non sappiamo come immagazzinare l'energia che abbiamo prodotto e che non produciamo più, utilizziamo il gas. Io penso che sia quello. Alla fine il discorso però di base è anche quello che diceva Godio sul carbone. Di fronte al rischio, se davvero il rischio esiste, di trovarci senza energia elettrica, questo lo comprendiamo tutti, dobbiamo o possiamo accettare la rimessa in uso di qualche centrale a carbone. Però il sospetto è che non si voglia solo fare un intervento, diciamo, tampone, ma che si voglia poi, esatto, magari continuare con la scusa che magari, appunto, come abbiamo visto nel filmato, il carbone costa meno, invece di dedicarsi allo sviluppo delle energie alternative. In conclusione, abbiamo perso un mucchio di tempo, certo, perché sono 20 anni che gli ambientalisti promuovono la diffusione delle energie alternative. Se si fosse lavorato 20 anni fa si sarebbero anche probabilmente trovati sistemi di accumulare l'energia, quello che adesso non sappiamo ancora fare. E quindi la lezione che viene da questi momenti è di non approfittare della crisi per riproporre soluzioni di tipo obsoleto. E oltretutto che magari rischiano di diventare continuative queste, esatto, soluzioni, esatto, questo è il problema. Cosa ne pensi, Giampiero? No, dobbiamo cogliere l'occasione, in ogni caso, quando c'è un elemento nuovo deve essere l'occasione per fare un passo avanti, non per fare un passo indietro, perché i carboni sono un passo indietro, furbesco anche, perché in questo momento non c'è mancanza di energia elettrica, cioè non è che abbiamo gli ospedali fermi, non operano più nelle sale operatorie perché manca la... non è proprio così, e non si intravede questa emergenza così grande, quindi mi sembra una scusa per avere, diciamo, l'occasione di fare un passo indietro. Dovrebbe essere invece una scusa per fare un passo avanti, voglio dire, le fonti rinnovabili davvero pulite, come l'esempio del fotovoltaico, che è il più semplice, ciascuno di noi lo può utilizzare, con 6.000 euro si rende indipendente mettendosi sul tetto un impianto fotovoltaico, beh, questo è a portata di tutti, è anche finanziato. Oggi ci sono le comunità energetiche anche incentivate, lo si può fare anche se non si dispone personalmente di un tetto. Quindi questo dovrebbe essere veicolato in questo momento, in modo che le persone che istintivamente hanno paura della guerra, della mancanza di queste cose importanti, e colgano l'occasione per fare gratuitamente, io direi gratuitamente, oggi lo si può fare in modo gratuito, la propria centrale elettrica e energetica sul proprio tetto di casa. Ecco, cambiando argomento, visto che ti abbiamo qui a disposizione, io volevo affrontare anche un tema che sta abbastanza a cuore a molte persone, il 5G. Tu avevi fatto, a noi del tavolo Animali e Ambiente, avevi fatto una serata proprio sul 5G, perché ci sono molte cose che contraddittorie sul 5G, cioè c'è chi lo vede come un demonio, c'è chi lo vede come la soluzione a tutti i mali. Cosa ne pensi? Vale il vecchio esempio del coltello. Il 5G è una tecnologia, è uno strumento. Se lo affidiamo ai gestori delle telecomunicazioni, lo useranno per poterci guadagnare e speculare di più, e non si occuperanno degli effetti di emissione di campo elettromagnetico che possono aumentare sulla popolazione. Se il 5G fosse affidato ai cittadini e alle conoscenze che i cittadini possono avere, allora a quel punto potrebbe essere finalizzato a fare funzionare meglio anche il mondo delle telecomunicazioni. Voglio dire, non è
da demonizzarsi il 5G, è che il 5G diventa uno strumento perfetto, quasi incontrollabile, che si è affidato a chi deve difendere, diciamo giustamente, legittimamente, solo i propri interessi di business, e finirà per aumentare il campo elettromagnetico su tutti noi. La soluzione qual è? Fare piani regolatori, come lo si fa per l'edilizia, si faccia un piano regolatore per la rete 5G, ma lo si faccia prima di installarla, perché se si aspetta dopo è come fare il piano regolatore dopo aver lasciato fare i palazzi, e quindi diventa, come dire, un po' un assurdo e non è più efficace. Anche perché la mia posizione è quella lì, non demonizzo la tecnologia, demonizzo il fatto che la tecnologia sia monopolio solo di chi vuole fare business. Giusto, però c'è anche il problema delle antenne, dove vengono collocate, che possono creare dei problemi, no? Eh sì, ma il dove collocare le antenne, se lo si finalizza a rendere minima l'esposizione dei cittadini, come tra l'altro la legge dice, dice che i comuni possono fare dei piani per far sì che le antenne e gli altri apparati siano collocati in modo tale da minimizzare l'esposizione. Minimizzare vuol dire rendere la più bassa possibile. È chiaro che se i comuni non fanno questi piani per pigrizia, perché sono corrotti e vanno d'accordo con le società che vogliono fare gli impianti, allora tutto è lasciato all'iniziativa spontanea dei gestori della telefonia, i quali sicuramente fra i propri obiettivi sociali non hanno quello di minimizzare l'esposizione, hanno quello di massimizzare i loro guadagni. Certo. Ecco, Enrico, cosa ne pensi sul 5G in generale? Così? Ma sul 5G io potrei anche agganciarmi in parte al discorso che abbiamo fatto prima. Mi sembra che in tutte queste vicende manchi la figura dell'Europa. Noi parliamo sempre di Europa e l'Europa in verità si è ritagliata finora il ruolo di, diciamo, di garantire soprattutto il flusso economico finanziario, mentre su questi argomenti che stanno emergendo in questi tempi, come appunto l'emergenza che esista, che non esista, comunque il problema energetico e adesso anche la gestione dei 5G, sarebbe fondamentale che ci fosse una voce dell'Europa. Invece assistiamo sempre al discorso che ogni nazione, e addirittura, come diceva Gordio, ogni comune può adottare delle decisioni diverse. Certo. Ecco, io passerei un filmato che ho sempre ricavato dal sito, da Facebook, sul profilo di Giampiero, che ci dà un po' di speranza, forse. Andiamo col filmato. E questo è uno dei tanti problemi che vengono portati avanti. C'è una petizione, vero Giampiero? E c'è molto di più di una petizione. La petizione l'avevano fatta quei cittadini che volevano aiutare Legambiente Pro Natura, che hanno da più anni un'azione legale ad ogni livello, anche a livello giudiziario penale, contro questa iniziativa assurda che nella Valle Sorba, che è una parte della Valsesia. Teniamo presente che in Piemonte ci sono due soli tratti di fiumi che sono considerati sacri per legge del Piemonte, che sono l'Alta Valsesia e l'Alta Valchiuselli. Tutto il Piemonte sono i due tratti di fiume con i loro affluenti. Beh, in quel tratto di fiume lì, che quindi è un tratto che la regione ha riconosciuto come da rispettarsi come emergenza naturalistica positiva, perché lì c'è il meglio di tutto, e lì si vuole fare una centrale idroelettrica che va a, diciamo, a togliere l'acqua
dal fiume naturale, da questo torrente naturale, la utilizza per fare corrente elettrica. Allora, giusto fare corrente elettrica dall'acqua, però non bisogna privare i fiumi più di tanto dell'acqua, certo, perché l'acqua serve a mantenere vivo l'ecosistema, ma a maggior ragione in quel posto lì, che è stato scelto come il santuario della naturalità e si vedeva bene da prima. Sì, un luogo incontaminato, bellissimo tra l'altro. È bellissimo, allora andare a fare lì vuol dire proprio un accanimento cattivo, e noi abbiamo fatto ricorso e tuttora stiamo aspettando la decisione del Tribunale Superiore delle Acque insieme ai cittadini di Rassa, che diversamente dall'amministrazione comunale, che invece sostiene il progetto, a molti cittadini, certamente i canoisti che in questo caso avevano organizzato quella petizione, non vogliono assolutamente che venga fatta. Allora, al di là dei canoisti, che vabbè, uno può dire non è un bene primario del mondo quello di poter andare in canoa, però conservare almeno due pezzettini, gli unici due del Piemonte, come dicevo prima, tempio della naturalità, è il minimo che possiamo fare per evitare di distruggere proprio tutto. Quindi su Rassa è una battaglia che noi abbiamo sposato proprio per la sua significatività ed esemplarità. Certo, certo. E volevamo chiudere proprio con questa nota positiva, poetica anche, perché ne stiamo dicendo un po' di tutti i colori, ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori sull'ambiente, e speriamo che riusciate a ottenere qualcosa, e che questo posto rimanga incontaminato così come deve essere, no? Purtroppo la battaglia contro le deviazioni idroelettriche sono una costante in questi anni. Godi ha citato la Val Chiusella, 20 anni fa c'era stato un forte tentativo di aggressione proprio sulla Val Chiusella, e poi mi ricordo anche la Val Lemme, sì, mi ricordo la Val Chisone. Abbiamo c'è un avuto accanimento verso questi accanimento, posti. Sì, e poi ci rinfacciano dicendo ma non volete le energie alternative, chiedete le energie alternative però non le volete, perché noi quando vogliamo fare le centrali idroelettriche, che sono energie alternative, voi le contestate. Certo. Perché? Ma noi abbiamo una risposta, però. Sì, qual è la risposta? No, la risposta è che bisogna farle dove ha senso farle. Infatti. Una centrale idroelettrica sul Sesi a Vercelli, non abbiamo neanche scritto le osservazioni, c'era già una traversa, hanno preso l'acqua a monte della traversa, l'hanno spostata a valle, non c'è nessun tratto di fiume sotteso, non patisce la natura, ne hanno fatto una sul Po a Casale, non abbiamo scritto niente. Hanno invece proposto una centrale idroelettrica sulla Dora a Saluggia, dentro all'area più bella che c'è, snaturandola completamente, ci siamo opposti e il Tribunale Superiore delle Acque ci ha dato ragione ed è stata annullata un mese fa. Quindi non è che diciamo no sempre, diciamo no alle cose fatte in maniera speculativa e irrazionale. Certo. Va bene, allora il nostro tempo a disposizione è scaduto. Io ringrazio Gian Piero Godio, sono sempre molto interessanti i dati che ci porti. Ringrazio Enrico Morriconi. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, e alla prossima. Ciao a tutti.